RPZ. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. Sponsored by Euronics Gruppo Tufano. Studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Nomap. Sono le 14:05. No, ogni tanto fa bene dire anche l'orario preciso, proprio allo scoccare del secondo o del minuto. 14, ora e 20 secondi, chissà. Buon pomeriggio a tutti, buon mercoledì 30 ottobre 2024, buon Natale a tutti, a chi soffre, ama, gioisce, piange per il calcio, perché oggi è Natale per chi ama il pallone. Perché il giorno della nascita del dio del calcio, di Diego Armando Maradona, che i palloni d'oro non li vinceva perché, mi sembra, se non sbaglio, non era possibile che un non europeo potesse vincere il pallone d'oro. Probabilmente, se non ci fosse stata quella regola, ma ripeto, posso anche sbagliare, forse Maradona avrebbe vinto, monopolizzato il trofeo per tutti gli anni di carriera, ma comunque è bello, è una bella giornata in tutti i sensi, lo sarebbe stato anche con una pioggia dirompente, ma il sole c'è, il cielo è azzurro e il primo posto della Serie A è tutto azzurro. Maledetto calendario, e si è bloccato forse sulle prime 9 giornate, non lo so, però ieri doveva essere il primo test importante, il primo banco di prova importante per gli azzurri, alla fine è finito come è finito. 2-0, poteva essere anche più rotondo il risultato, e Milan a casa, o meglio è rimasto a casa, il Napoli invece vola sulle ali dell'entusiasmo, come giusto che sia. Buon pomeriggio ancora da Michele Sibilla, benvenuti a Radio.0, siamo già partiti con Napoli Magazine Live e non poteva mancare in apertura oggi il direttore Antonio Berazzolo. Buon pomeriggio, caro direttore. Buon pomeriggio Michele, sei in ritardo di 2 minuti, ma non fa niente. No, vabbè, io ho detto 14:05, ma non c'era ancora nessuno. Oh. Aspetta, scusa, no, aspetta, c'è un amico che vuole intervenire per forza, vuole dirti una cosa, Pensiamo. No, guarda, ma qua nessuno si nasconde, continuiamo a dire, nessuno fa il gioco del nascondino, quindi. Tu giochi a nascondino? No, non gioco a nascondino, ma almeno da qualche anno, però questo Napoli è primo con merito in classifica, e adesso sto aspettando un po' tutti quelli che dicevano del calendario, delle sfide difficili, ma mi sai dire quando iniziano queste sfide difficili? Non lo so, chissà. Non lo so, veramente non lo so. O meglio, sono tutte difficili. Cioè, infatti, la nostra posizione è sempre stata questa. Difficoltà, perché no. Le partite vanno giocate e vinte. Assolutamente. In casa o fuori. Finalmente non c'è stata una vittoria striminzita nel risultato, anche se poi nella sostanza il Napoli ha sempre fatto vedere di meritare anzi, l'intera posta in palio. Antonio, risultato striminzito per me, secondo me, per il Napoli, perché credo che 1-2 gol il Napoli avrebbe potuto tranquillamente segnarli ieri. Certo, assolutamente, tra l'altro mi è piaciuto molto come è stata gestita la partita, anche le scelte tattiche di Conte, ha provato anche a segnare il terzo gol quando poi ha inserito Neres, Simeone, quindi gestione perfetta del match, fa bene a fare da pompiere, a dire che sostanzialmente questo Napoli, questa squadra ha bisogno di tempo, siamo soltanto alla decima giornata, però è pur vero che con 8 vittorie su 10 partite, un pareggio e una sconfitta, appunto, il trend è più che positivo. Assolutamente. Antonio, primi in classifica, l'abbiamo detto, si respira un'altra aria, si stanno respirando un po' le atmosfere e le emozioni di 2 stagioni fa, e allora noi apriamo chi è sempre primo in classifica, cioè lui non pubblica nemmeno un libro, dice di è pronto il prossimo libro e già è primo in classifica, quindi insomma chiediamo a lui l'ebbrezza del primo posto in classifica. Qual è l'ebbrezza del primo posto in classifica, che dici? Assolutamente sì,
Buon pomeriggio a Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio. Benvenite, siete gentilissimi, non è mai scontato che almeno nel settore dei libri che un libro possa piacere ai lettori. Io sono molto fortunato e molto felice di esserlo, però mi sta molto più a cuore il primo posto di cui stiamo parlando, e chi mi conosce lo sa. Vero. E io baratto volentieri il mio primo posto col primo posto del Napoli. Assolutamente. È bellissimo essere primi in classifica. Comincia a essere, lo dicevamo la settimana scorsa, se vi ricordate, sì. Comincia a essere probante. Cioè cominciano 10 partite di campionato, 2 scontri al vertice, diciamo così. Non voglio parlare di scontri diretti perché ancora si deve determinare quali sono gli scontri diretti, ma 2 scontri già con squadre di un certo livello, gli altri al massimo ne hanno 3. Quindi questo per rispondere a tutti quelli che dicono Napoli ha incontrato squadre semplici. Innanzitutto nel campionato di Serie A non esistono squadre semplici. Poi è molto più facile giocare con squadre che fanno gioco piuttosto che con squadre che invece giocano il singolo punto per salvarsi, e questo succede con le cosiddette medio-piccole che, come ben si sa, rubano punti. E come? Il Napoli i punti in più che ha li ha proprio perché li ha fatti sui campi dove altri non li hanno fatti. Penso a Empoli, per esempio, no? Certo. Dove la Juventus, per esempio, ha pareggiato e ha corso pure il rischio di perdere all'ultimo minuto. Quindi, diciamo, cominciano 10 giornate a essere un quarto del campionato, più di un quarto del campionato, quindi comincia a essere qualcosa di in qualche modo dimostrativo di come stanno andando le cose. E il Napoli ieri ha veramente fatto un risultato straordinario a Milano contro il Milan. Vediamo chi è che riuscirà a prendere punti facilmente. Ricordo che il Milan ha vinto il derby non più tardi di un paio di settimane fa, quindi il risultato di ieri, giù le mani del risultato di ieri, il risultato di ieri è importantissimo. È nettissimo, Antonio. E tra l'altro è andato in gol Romero Lukaku nei meno 5 minuti di gioco, ha segnato il giocatore forse più atteso in questo inizio di stagione, anche se tutto sommato poi aveva fatto vedere che gli spazi per i compagni li creava, però per un attaccante il gol è linfa vitale. E poi quel gioiello di Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, un aggettivo, Maurizio, per quel gol. Guarda, hanno segnato i due giocatori che ne avevano più bisogno, secondo me. I due giocatori che a livello di autostima, a livello di considerazione, a livello di forza, hanno nel gol il principale motivo per il loro gioco. I due nostri attaccanti principali, sappiamo che Politano dall'altro lato ha compiti anche molto di copertura, quindi Kvaratskhelia e Lukaku sono le nostre due punte, di fatto, per parlare in termini forse un po' obsoleti. Kvaratskhelia ha fatto un gol liberatorio, direi, se mi chiedi un aggettivo, perché ha fatto il tipico gol alla Kvaratskhelia, cioè accentrarsi e tirare sul piede forte, ha fatto un tiro straordinario che ha anticipato uno dei portieri forse più forte che c'è nel campionato italiano, che è Maignan, di cui si parla come se avesse fatto un errore, ma secondo me è il tiro di Kvaratskhelia che era velenosissimo. Bravo. Dato benissimo. Non l'ho capito questa cosa. Proprio veramente perfetto. Quindi io credo che i due gol siano arrivati dalle persone giuste. Il Napoli è in crescita, ma ancora margini di crescita. Io per esempio credo che un McTominay potremmo vederlo migliorare. Penso che Lukaku stesso sia ancora sulla strada per arrivare alla propria forza massima, quindi direi tutti motivi di grande soddisfazione. E tra l'altro io aggiungo, Maurizio, perché sentite però, perché non riesco a avere il vostro ritorno. Sì, no, noi ti sentiamo, Antonio, ti sentiamo bene. Io vorrei aggiungere alla lista dei giocatori che nessuna insufficienza, per carità, però si è parlato molto chiaramente di Lukaku e di Quara, si è parlato molto di Oliveira, di Anguissà. Io invece vorrei porre l'attenzione sulla prestazione di Gilmour. È stata una prestazione assolutamente di grandissimo livello.
E non sei solo a dirlo, perché anche il Conte stesso ha detto top 4 volte quando Gilmore è uscito. Gilmore ha fatto la prestazione che noi ci aspettavamo da lui fin dall'inizio. Cioè Gilmore ieri, dopo due partite in cui per motivazioni diverse, per difficoltà oggettive, per la partita, per la squadra stessa che si è espressa in un determinato modo, non aveva ancora fatto vedere tutta la propria potenzialità, che è enorme. Ieri Gilmore ha dimostrato che non solo può giocare al posto di Lobotka, ma può giocare anche con Lobotka, perché io penso che un centrocampo con un Gilmore al fianco di Lobotka possa essere veramente un centrocampo di forza e di intelligenza veramente notevoli. Peccato che nessuno dei due abbia la porta nella propria modalità di gioco. Cioè questi sono due calciatori fortissimi, ma nessuno dei due è portato al tiro, è portato alla realizzazione, altrimenti veramente secondo me sarebbe difficile immaginare di poterne fare a meno. Antonio? Io però non sono totalmente d'accordo con l'elogio pieno nei confronti di Billy Gilmore, perché conoscendo le sue qualità mi aspetto sempre molto di più da lui, e mi spiego. Quando c'è stato quel malinteso con Buongiorno, non deve mai succedere. Non è voler trovare il pelo nell'uovo, ma semplicemente fargli capire che l'attenzione deve essere sempre massima, perché è vero che è migliorato rispetto alle ultime prestazioni, però è anche vero che un errore del genere può costare cara la vita, soprattutto in partite delicate come può essere un Milan-Napoli, ti può cambiare la storia del match. Detto questo, bravo Gilmore, mi aspettavo qualcosa anche in più da McTominay in fase realizzativa, perché quando arrivi a tu per tu col portiere, Maurizio, correggimi se sbaglio, poi la porta va inquadrata. Sì, io sono convinto di questo per quanto riguarda McTominay. Per quanto riguarda Gilmore non saprei se quell'errore sia da imputare del tutto a Gilmore, non anche un po' a Buongiorno. Un passaggio interno all'area, ma un giocatore che comunque ne ha un altro, ha un avversario molto vicino, secondo me è già pericoloso di per sé. Io credo che Gilmore non se lo aspettasse per questo motivo. Forse in quel momento Buongiorno, che a mio modo di vedere è in assoluto il difensore italiano più forte, cioè io credo che Buongiorno sia... io non lo cambio con nessuno, né con Calafiori, né con Bastoni, né con nessuno, però forse in quell'occasione l'errore può essere stato da dividere in due nella migliore delle ipotesi, ecco. Assolutamente d'accordo. Bene, io comunque come promesso ringrazio come sempre Maurizio De Giovanni per essere stato in diretta con noi. Maurizio, un caro abbraccio da Mauri, voi. Un abbraccio, forza Napoli sempre, e buon Natale. E buon Natale, oh, e buon Natale a voi, a presto. grazie mille a Maurizio De Giovanni. Ripeto, Antonio, per noi oggi è Natale. Buon Natale per Diego, appunto, assolutamente. Cari, chi ci sta ascoltando, sei so pazzi. Dice pure stanno esagerando troppo per la vittoria del Napoli. Io, giusto proprio, Antonio, una piccola sottolineatura: c'è chi sta trovando i famosi paraustielli, che per noi napoletani, insomma, è una parola che dice tanto. Per giustificare la sconfitta del Milan. Il Milan sicuramente senza i giocatori assenti, insomma, è una squadra di livello sicuramente inferiore al suo livello standard. Ma ciò non toglie che il Napoli. No, quando abbiamo giocato Napoli senza Osimhen. Infatti, ma perciò, cioè, ma ciò non toglie che se sei una squadra di primo livello, di un top club come lo è il Milan, fai di necessità virtù e affronti le partite tutte allo stesso modo. Dobbiamo dire che ieri probabilmente il Napoli ha sorpreso, perché qualcuno forse si aspettava il solito Napoli un po' rinunciatario nel primo tempo. Non è stato così. Dopo 5 minuti ha messo la partita sui binari più convenienti e ha dominato la partita. Per me il Napoli ha dominato la partita, ha fatto ancora su Clara, incontro col Napoli per il rinnovo. Segnali distensivi tra le parti. Sappiamo che il giocatore chiede 8 milioni, il Napoli arriva a 6. Ragazzi, stringetevi questa mano. Ma poi Antonio, dai, c'è quella foto nello spogliatoio, lì Big Rom, con quel sorriso.
Allora inizio a cogliere che il giocatore non è che c'ha tutta questa voglia di andarsene sostanzialmente. No, ma appunto io perciò ho sottolineato quella foto social nello spogliatoio di San Siro, lui e Big Rom che sfottono anche un po' i loro colleghi milanisti. C'era una bella intesa tra i due, non so se... Assolutamente, ma poi insomma... vogliamo ricordare come lo ha accolto Conte quando lo ha sostituito, dai, insomma, forza. La cosa è, Michele, non dobbiamo raccontare frotto, no. Evidentemente no. Che è anche vero che chi gli aveva promesso magari il doppio di quanto può dargli il Napoli, quindi 12 milioni di euro all'anno, e mi riferisco al Paris Saint-Germain, non sta concretizzando l'offerta per i 100 milioni da dare al Napoli, perché tutto lì lo snodo. Assolutamente. Non porti l'offerta giusta al Napoli, il ragazzo sì, può anche sognare 12-13 milioni all'anno, però poi non puoi andartene perché è sotto contratto con il Napoli, e quindi il Napoli che cosa fa? Dice ok, non vuoi rinnovare perché speri di arrivare a queste cifre importanti per te? Allora restiamo col contratto attuale, quindi è ovvio che al Napoli conviene pure sotto un certo punto di vista, ma se entro sei mesi non riesci a trovare il club che ti pareggia l'offerta richiesta dal Napoli, e ti conviene rinnovare con il Napoli e prolungare. Assolutamente. Ma guarda, ma qua nessuno si nasconde, continuiamo a dire, nessuno fa il gioco del nascondino qui. Quindi Antonio, cioè, qua nessuno si nasconde. Ma chi si nasconde? Ma chi si è mai nascosto? Non abbiamo proprio nessuna intenzione. Ma assolutamente. Ma per Napoli forte, che dà l'impressione di non perdere mai il infatti. Pallino del gioco, dell'incontro. La concentrazione, niente. No, vabbè. Ah, e poi andiamo in pubblicità. Giusto per il gol annullato a Morata. Allora, quando hai di fronte uno come Buongiorno, l'unico modo per fregarlo è rubargli il tempo. E rubare il tempo a Buongiorno. No, appunto, vedi, sei arrivato alla conclusione. Rubare il tempo a Buongiorno non è facile. Se però parti in fuorigioco, come è partito Morata, e non è soltanto il ginocchio, come ha detto Ambrosini, cioè lì c'è più di mezzo corpo in fuorigioco. Quindi Ambrosini ha detto che Milan avrebbe, non so che partita, ma c'è ancora qualcuno che forse ci si dimentica di svestire la maglia che ti è indossati da calciatori quando si fa gli opinioni. Ma guarda il calciatore, l'ex calciatore può anche rimanere con la maglia cucita sulla pelle, il problema sono gli opinionisti o i colleghi, che dovrebbero essere un po' più obiettivi, perché non si può dire che il Napoli è stato fortunato per due errori di Maignan. Maignan non ha fatto errori, perché Lukaku l'ha messa lì dove doveva metterla. Questo per esempio sì, sono d'accordo con te. Ho visto sei in pagella a Maignan. Ma che errori! Il pallone schizza sull'erba prima... No, Antonio, ma poi guarda, cioè il problema è negare l'evidenza. Il pallone schizza sull'erba davanti a Maignan. Mi dispiace, il pallone schizza sull'erba dopo che ha superato Maignan, e si vede, ci sono due inquadrature che fanno vedere come il pallone batte a terra dopo che ha superato Maignan. E quindi non diciamo eresie, non ci sono errori di Maignan, c'è soltanto la bravura di due giocatori del Napoli, c'è soltanto la bravura di un allenatore, di una squadra che ieri ha dimostrato con i fatti di essere superiori al Milan e di meritare il primo posto. Punto. Stop. Andiamo in pubblicità? Sì, stiamo sforando ben oltre. Sta ben lì, va. Capita. RPZ Radio.0. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. Ma guarda, ma qua nessuno si nasconde, continuiamo a dire, nessuno fa il gioco del nascondino qui. Quindi nessuno fa il gioco del nascondino. Con noi c'è sempre il direttore di napolimagazine.com, Antonio Pedrazzolo. Siete su Napoli Magazine Live. Antonio, ci sei? Ci sono. Diciamo la verità, tutti abbiamo giocato al nascondino da bambini, ma ora lo chiediamo anche al prossimo ospite, l'ex azzurro Massimiliano Esposito. Ciao Massimiliano, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Siamo un po' scherzosi oggi. Ma tu da bambino giocavi a nascondino, sì?
Chi è che non ha giocato a nascondino da bambino? Conte, in vita sua secondo me non ha mai giocato a nascondino. Assolutamente. No, vabbè, ma io penso che sono anche tempi diversi, no? Quindi bisogna adeguarsi ai tempi e quindi penso che questo non è più tempo di giocare a nascondino. Antonio. Sì, Massi, buon pomeriggio. Non è tempo. Buon pomeriggio, Antonio. Non è tempo di nascondino, ora il Napoli è primo in classifica, 8 vittorie, quindi cosa possiamo aggiungere? Cosa possiamo aggiungere? Che questa squadra è sempre più solida e quindi è capace di ottenere quel tanto agognato triangolino che non pronunciamo ancora. È un Napoli, come hai detto tu, che inizia a essere sempre più solido, è primo in classifica e io aggiungerei che ha margini importanti di miglioramento, perché se pensiamo ai nuovi innesti, i vari Neves, McTominay, Gilmour, lo stesso Lukaku, chi più chi meno secondo me ancora non hanno raggiunto chi la condizione fisica, chi quella psicologica, chi l'esperienza giusta per il campionato italiano e quindi secondo me nel momento in cui si chiude, diciamo così, il cerchio di tutto questo che ho appena detto, dopo se oggi parliamo di non giocare a nascondino, quando si chiuderà il cerchio inizieremo a parlare di quarto scudetto. Tra l'altro questa squadra ha ritrovato i gol oltre che di Kvara anche di Lukaku, che è fondamentale per il Napoli. Sì, io in settimana ho letto qualche critica come al solito, sempre di troppo, però noi napoletani siamo questi quindi ci lamentiamo sempre e quindi come al solito è sempre il campo quello che deve parlare e Di Lorenzo prima, Lukaku adesso, l'hanno fatto parlare a suon di gol e quindi tutti questi piccoli, chiamiamoli così, polveroni che si sono alzati in passato e che si sono alzati in queste settimane, critiche e così, viene tutto smorzato e rientra tutto e quindi Antonio Conte riesce a lavorare con più tranquillità, con più armonia con questo gruppo per amalgamarlo sempre di più e per migliorarlo sempre di più. Ah sì, si è sempre detto, almeno al nord lo si dicevano dalle due parti, anche perché qua a Napoli non lo so, io non mi sto lamentando, poi magari gli altri, però il caso calendario difficile, calendario in salita, adesso arrivano le sfide complicate, secondo te invece che segnale ha dato il Napoli con questa vittoria di forza, di concretezza contro il Milan a San Siro, che tu sai bene non è uno stadio qualunque e quindi alla fine ogni partita è difficile, che sia a Milano col Milan piuttosto che in casa contro il Lecce, che abbiamo visto ha venduto cara la pelle, questa squadra deve essere sempre sul pezzo, anche domenica prossima alla mezza contro l'Atalanta. Ma allora, se diciamo, e giustamente Antonio Conte dice che il Napoli non si nasconde, e allora è ovvio che poi dopo, quando affronti queste partite, devi dimostrare effettivamente il tuo valore. E il Napoli, soprattutto contro il Milan, l'ha fatto. Secondo me, e che poi è quello che è successo anche l'anno dello scudetto, il Napoli non deve sbagliare le partite con le cosiddette piccole.
E quello ha ripreso a farlo, perché con l'Empoli non era facile, perché con Lecce non era facile. E Antonio Conte ha una bellissima caratteristica dalla sua, e lo faceva anche quando era alla Juventus, lo sta facendo adesso con il Napoli, quindi evidentemente è una mentalità che lui trasmette ai giocatori, e per fortuna il Napoli l'ha assimilata subito, cioè quella di intanto non prendere gol, perché poi dopo prima o poi te lo faccio, e vincere le partite 1-0 vuol dire essere maturi, vuol dire saper gestire la gara difficile, e questo non è da tutti. È vero, non è da tutti, però la difesa, ecco, ha ballato poco. Cioè, se analizziamo anche in sostanza quelle che sono state le scelte dell'Milan, i tentativi di attaccare la porta di Meret, Napoli ha dato segnali di concretezza, di forza, di compattezza. Poi mi chiedo sempre, Fonseca, come faccia a rinunciare a Leao, ma questo è un altro discorso. Nella sostanza però, ecco, se la solidità difensiva, perché Buongiorno sì, magari non ha fatto qualche piccolo errorino, ma nella sostanza è stato super come al solito. Se pensiamo anche a Rachmani, che si è equilibrato, e Di Lorenzo, così come Oliveira, che ha fatto dei tagli difensivi importantissimi, beh, allora la solidità mostrata nel reparto difensivo, unitamente al centrocampo che gira con un super Anguissa, da Gilmour, io lo ripeto, mi aspetto sempre qualcosina in più. Piccoli progressi li ha fatti, ma lo stesso McTominay non può sbagliare lì davanti alla porta tutto e tu con Maignan. E beh, allora è chiaro che serve grande concentrazione, grande attenzione, però tutto sommato 8 vittorie in campionato su 10, ma se non dobbiamo sognare noi, chi deve farlo? No, ma assolutamente, ritorniamo un po' al discorso che facevo prima, no? Hai menzionato giocatori che hanno margini di miglioramento e che devono ancora migliorarsi per quello che secondo me effettivamente possono dare, e questo lo dirà solo il tempo. Quindi se ad oggi il reparto difensivo è abbastanza solido, se il centrocampo comunque continua a girare anche con l'assenza di Lobotka, che non è poco, e lì davanti ovviamente ti vanno in rete gli attaccanti, è ovvio che diventa tutto più semplice. Ripeto, sono curiosissimo di vedere questo Napoli quando la rosa sarà completa. In che senso? Quando tutti i giocatori saranno al pieno della propria condizione psicofisica, con quell'esperienza in più che stanno facendo adesso, ovviamente giocando queste prime partite di campionato. Ecco, sono curioso di vedere che Napoli sarà. Vero, assolutamente. Massi, come sempre, grazie, ci aggiorniamo. Ciao. E poi forza Napoli sempre, dai. Come sempre. Grazie a voi, è sempre un piacere, sempre forza Napoli. Grazie mille a Massimiliano Esposito, e d'altronde non può essere altrimenti. Comunque, insomma, caro direttore, io non la penso come te su Gilmour, perché insomma, se io ho qualche errore glielo perdono, proprio perché il gioco è da tre gare in squadra. Gli chiedo di essere alla stregua di Lobotka. Alla stregua, non Lobotka. Ma mica è un mago, cioè mica si. Diamogli ancora qualche partita. Se dobbiamo prendere un conduttore, deve essere alla stregua di Sibilla. E non ci vuole molto. Allora fa manca un complimenti, come è capitato che te lo sto facendo, vabbè, che vuoi fare. Comunque, tornando a noi, a mio avviso Billy Gilmour è un giocatore che ha delle qualità, ecco perché comunque gli chiedo massima attenzione, massima concentrazione,
non è che lo sto punendo, né sto dicendo che non ha giocato bene. No, no, certo. Certo, e non sia mai passava quel tiro di Musà, per intenderci, quando non si è inteso con buongiorno, si riapriva la partita, e là. Quindi questo intendo, non che non abbia poi giocato bene, soprattutto nella seconda fase della partita, soprattutto nel secondo tempo, quando è migliorato anche McTominay. Assolutamente, assolutamente, ma comunque insomma una prestazione di assoluto livello, Antonio, da prima in classifica. Sì, della squadra assolutamente sì. Antonio, ora ci si prepara per la partita con l'Atalanta, domenica lunch match. Sì, un orario pessimo, non so cosa motivo si mettono queste partite alle 12:30 per il pubblico cinese, forse, non lo so. Per farci bestemmiare, probabilmente. No, vabbè, ma sai cos'è, che tu Napoli primo della classe, non dico che lo devi mettere negli orari principali, ma anche, guarda, mi sta bene pure alle 18 del sabato, la domenica, se non vuoi farlo giocare alle 15 perché è troppo, un orario pomeridiano che però a me piace sempre. E poi chiaramente c'è l'anticipo serale, il posticipo serale, non quello del lunedì che non mi esalta particolarmente, però nemmeno l'anticipo del venerdì. Però credo che tutto sommato si possa fare qualcosina in più, non alle 12:30, vi prego. Assolutamente, assolutamente. Ma ti piace la canzone la domenica alle 3? È una delle canzoni. No, ma pure allo stadio in casa è diverso di domenica alle 3. C'è una comunicazione di servizio che sto facendo, il prossimo ospite dice chiama. Ah, ok, perfetto. No, perché ti stavo proprio comunicando, insomma, il problema che avevamo, ma comunque insomma riproviamo subito. Antonio, c'è stato un momento in cui Olivera si è toccato la gamba destra, se non ricordo male, e insomma siamo andati un po' nel panico. In realtà non è successo niente, insomma tutto a posto. No, tutto ok. Olivera, che di solito viene sempre bacchettato per errori e disimpegnino dall'altezza, stavolta è stato eccezionale, ed è giusto sottolinearlo, perché Mati si mette sempre l'anima, il cuore, ha voglia di far vedere che è all'altezza della situazione. Ricordiamo che comunque è un giocatore che si attesta sempre su livelli dignitosi e riesce sempre a dare il suo contributo. Può capitare l'errore, ma in questo caso è stato straordinario, soprattutto per quell'anticipo che ha fatto in piena area di rigore, dove anche lì situazione critica, in effetti poi ce ne sono state molto poche, devo essere sincero, da parte del Milan, anche se molti ex milanisti sottolineavano azioni che io non ho visto. Però nel complesso molto bene. Assolutamente, grande partita di Olivera. Ma continuiamo a parlare di Milan-Napoli, ma anche cominciamo a parlare anche di Napoli-Atalanta con il prossimo ospite, l'ex attaccante azzurro Davide Sesa. Ciao Davide, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Partiamo dalla partita però di San Siro, grande prova di maturità, grande prova da prima della classe, Davide. Sì, grande prova di personalità, di maturità, però penso che sia anche adesso, è anche il momento che passa il Napoli, un momento molto, molto positivo, no? Dove c'è anche fiducia, c'è un bell'ambiente, c'è entusiasmo, e alla fine poi riesce a vincere delle partite molto complicate, che però penso una bella partita. Napoli ha dimostrato di saper giocare queste partite delicate, complicate, e vincerle anche, no? Assolutamente. Antonio. David, intanto ha fatto gol e più volte avevamo sottolineato anche con te l'importanza di avere l'attaccante che poi segna, e lo ha fatto dopo quasi 5 minuti, quindi davvero pochissimo, e poi quel gran gol di Kvyat Kvaratskhelia, due perle che sono servite al Napoli per lanciare un messaggio non solo al Milan ma anche a Inter e Juventus, che questa squadra c'è e questa squadra dà segnali di solidità. Vabbè, penso che il Napoli adesso non è per nessuno una sorpresa, no? Uno, bisogna dire, hanno un allenatore molto esperto, hanno dei giocatori forti, per cui penso non è che c'era bisogno di lanciare un messaggio a Inter o alla Juventus. Penso adesso ormai lo sanno tutti
che Napoli è una delle squadre che può lottare fino alla fine per lo scudetto, questo penso sia evidente adesso. Però Conte cerca sempre di tenere calma tutta la piazza, no? L'entusiasmo, perché tu la conosci bene, i tifosi già sognano, però se leggiamo la classifica, Napoli 25, poi è chiaro che devono giocare ancora Inter e Juventus, ma il più 11 sul Milan con una gara da recuperare contro il Bologna rappresenta già un bel margine. Sì, assolutamente, no, ma penso è anche giusto tenere i piedi per terra, perché poi si è visto, si passa da un estremo all'altro, no? L'anno scorso grande delusione, non c'era più entusiasmo, si voleva cambiare tutto e adesso sta andando tutto bene. Questo poi il calcio, alla fine bisogna anche accettare questo, però Antonio Conte ha grande esperienza, sa come vincere e sa anche lavorare in degli ambienti con tanta pressione, perché è stato all'Inter, è stato al Chelsea, è stato alla Juve, sono tutte delle piazze importanti, adesso a Napoli, che è anche una piazza importantissima, che mette molta pressione e che ha voglia di vincere, però penso che lui sia proprio l'allenatore giusto per questo momento. Davide, domenica si gioca alle 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, oggi avrebbe compiuto 64 anni Diego, tanti auguri a lui. Quanto può incidere giocare a quell'orario? Cambia un po' il ritmo partita oppure no? Sì, è un orario molto strano, bisogna dire anche quello, perché poi ti cambia tutto, cambia che devi mangiare prima, tutta la giornata viene programmato diversamente. Penso che sì, è secondo me un po' un orario assurdo per giocare una partita. Però ormai sappiamo anche noi che il calcio è diventato business, il calcio sulle televisioni a pagamento, il cliente vuole questo, vuole sempre vedere calcio, però secondo me se si va a vedere solo sportivamente per i giocatori non è una cosa sicuramente ideale come orario giocare alle 12:30. Vero. Tra i giocatori che ti hanno impressionato di più in quest'ultima sfida, da Anghissà super a centrocampo, ma pensiamo anche alle parate di poche parate di Meret, però al momento opportuno, Buongiorno sul pezzo, Rachmani che comunque si è destreggiato bene, lo stesso Di Lorenzo che ormai è tornato quello di una volta, Oliveira che chiude bene in difesa, insomma tanti giocatori, quasi tutti hanno ha disputato un'ottima partita, senza dimenticare Politano che ormai fa tutta la fascia, fa anche da terzino all'occorrenza. Sì, però io penso che i giocatori che hai detto te adesso c'erano anche l'anno scorso, no? Io penso che Antonio Conte è entrato proprio nella testa dei giocatori e ha creato un gruppo, ha creato una squadra, e penso in questo momento questa è la forza del Napoli, perché poi i giocatori singoli, tutti questi c'erano anche l'anno scorso, ma non rendevano nel stesso modo come adesso, perché adesso si vede proprio una squadra che uno corre per l'altro, si lotta insieme, si soffre insieme, si esulta insieme. Adesso io vedo una squadra e penso questo poi alla fine fa la differenza per poi poter ambire o anche pensare a vincere lo scudetto. Il famoso noi al posto dell'io. Grazie David per essere stato in diretta con noi. Ciao David, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille a David Seise, il famoso noi, Antonio, al posto dell'io, che spesso e volentieri ripete Conte, lo ha fatto anche ieri sera. Antonio, ultima pausa e poi gran finale? Assolutamente sì. RPZ Radio.0. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. 14:47, terza ed ultima parte di Napoli Magazine Live, in studio Michele Sibilla, in redazione a napolimagazine.com il direttore Antonio Petrazzolo, e caro direttore, con noi c'è il terzo bomber di giornata, due li abbiamo visti all'opera, Big Rom e Quicia, e adesso con noi c'è anche il Condor Massimo Agostini. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Un voto ai due gol di Lukaku e
Kvaratskhelia, ma soprattutto da te attaccante, Massimo, voglio chiederti che colpe se ne ha Magnan. Beh, vabbè, su quelle situazioni lì, quando l'attaccante difende la palla come la difesa e poi te la piazza sul primo palo così, non è che forse poteva fare qualcosina in più il difensore, ma quando ti trovi di fronte un attaccante di quel livello lì, massiccio com'è, che ti tiene con una spallata e ti tiene lontano dalla palla, quando può azionare il piede suo buono te la piazza dove vuole, perciò penso che sia un gol di grandissima, di pregevole fattura, e il portiere se la prende, se la intuisce, fa una grande cosa, altrimenti contro quei giocatori lì fai fatica. Però si stava criticando un pochettino che non era al 100% la settimana scorsa, che non aveva fatto benissimo. Io penso che abbia risposto subito presente contro una squadra importante e ha timbrato subito. Questa è una cosa, la cosa importante è questa, che Lukaku c'è, è presente. E si fa sentire. Antonio? E invece Kvara, quel gran gol a giro che non era così semplice da prendere, come lo commenti? Beh, ma lui ce li ha, questi colpi anche la settimana scorsa, quando fece quel gol in controbasso di piattone, che delle volte se stai col corpo un po' sbagliato la tiri sopra la traversa di 2-3 metri. Lui la proprio con la coordinazione col corpo basso, in controbasso, in corsa, è riuscito a piazzarla proprio bene. C'è una tecnica che questi gol non è che sono difficili per lui, sono nelle sue corde, perché lui ci prova, fa dei gol delle volte, basta vederli, non dico impossibili, però sono gol difficili, e lui ce l'ha dentro e riesce a farli. Questo è proprio è la natura del giocatore, a parte la tecnica, ma è proprio l'istinto di provare e di riuscirci. È questo che lo fa grande questo giocatore. Sono d'accordo con te. Una curiosità che ti chiedo, ma invece per quanto riguarda la gestione della fase offensiva unitamente al centrocampo, come li hai visti anche Gilmour e McTominay? Ma sono due giocatori che in mezzo sono per, soprattutto per la difesa sono una diga, e per l'attacco McTominay c'ha degli inserimenti con dei tempi giusti ed è un giocatore di struttura importante. È duro da affrontare, perché quando entra deciso si fa sentire, e tecnicamente sono giocatori che sono forti, vengono da un campionato importante dove la tecnica e la corsa e il fisico sono importanti, perciò io penso che Conte ci abbia visto giusto scegliendo questi giocatori. E invece in difesa cosa ti è piaciuto di più? La solidità? Perché comunque è un messaggio forte quello che sta dando il Napoli a Antonio Conte, Massimo. Non si prende gol, no? Questo è fondamentale. Quando non prendi gol per tante partite, vuol dire che la solidità di questa difesa e la qualità anche di questa difesa, con qualche giocatore difensivo che fa anche gol. Perciò è una qualità che per una squadra che l'ha davanti, che intende vincere il campionato, questa è la cosa principale. Gli allenatori di solito costruiscono le squadre partendo dalla difesa, dalle fondamenta, perché se non prendi gol sei già un buon passo in avanti, e se hai l'attacco di qualità e forte che ti fa gol sei primo, e difatti il Napoli è primo. Con un bel, adesso con un bel margine che se lo può amministrare, capito? Perché ha battuto una squadra di alta classifica e ha dimostrato che anche contro di loro se la gioca alla grande. Si parlava che
solo con le piccole anche gli attaccanti facevano gol, invece fanno gol anche con le squadre grandi. Perciò quindi, questa squadra è una squadra operaia, una squadra con qualità, e quando è in azione, che sia piccola la squadra avversaria o grande, giocano sempre alla stessa maniera e tutti collaborano, tutti lavorano per portare a casa il risultato. Questa è la cosa più importante. Ah, se l'ha detto, no? Il calendario di adesso arriveranno le sfide difficili. Sono arrivate. Quelle che sono passate erano. Stanno arrivando. Stanno arrivando, e come dimostra Lukaku, che un po' è criticato perché ancora non è fisicamente a posto, ha timbrato subito. E io dico, da quando è in campo Lukaku là davanti, che si porta via sempre i due difensori centrali, la squadra non ha ancora perso. Perciò questo vuol dire che Lukaku, anche se non è al 100%, perché lo sappiamo, però è un uomo determinante là davanti. Domenica contro l'Atalanta ti aspetti sempre un Napoli sul pezzo? Alle 12. Con Conte sicuramente la guardia non la abbasseranno sicuro, anche se hanno vinto una partita importante. Siamo già mercoledì, perciò si avvicina già la partita, e la concentrazione che Conte e la motivazione per affrontare l'Atalanta sarà altissima, e questi giocatori non aspettano altro, perché hanno fatto un anno senza, secondo me, avere delle motivazioni giuste per poter fare un campionato di vertice. Quest'anno è stato cambiato tutto, e ogni settimana, ogni giorno, questo allenatore dà delle motivazioni e dà dei suggerimenti, soprattutto in campo durante l'allenamento, che alla domenica si vedono. Massimo, come sempre, grazie. Un abbraccio, Massimo. Grazie, un abbraccio a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao. Grande Condor, Massimo Agostini, direttore, noi ci sentiamo domani? Assolutamente sì, è sempre Forza Napoli, ricordatevi stasera ore 21 come ogni mercoledì ci sarò con Terzo Tempo Calcio su Telecomero, canale 11 del digitale terrestre. Stasera ho una puntata dedicata a Cortona e ci sarà Alessandro Renica. Quindi seguiteci. Da non perdere. Ciao direttore! Ciao, un abbraccio a tutti. Grazie mille ad Antonio Pedrazzuolo, direttore di napolimagazine.com, con il quale naturalmente abbiamo trascorso gran parte dell'appuntamento di oggi con Napoli Magazine Live, che comunque deve ancora terminare. Abbiamo ancora un bel po' da raccontare, un bel po' da discutere, un bel po' da commentare, naturalmente dopo il grande, io ripeto, netto successo di ieri a San Siro degli Azzurri contro il Milan di Fonseca, e lo facciamo in chiusura con una bella accoppiata. Iniziamo a presentare il primo, Raffaele Vignano. Ciao Raffaele, buon pomeriggio. Ciao Michele, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Che ne dicano a Milano, ma d'altronde forse anche giusto così, ieri ho visto una partita in cui la prima in classifica è scesa in campo da prima in classifica, ha giocato da prima in classifica e ha vinto da prima in classifica contro una squadra che non è certo una squadra da parte destra della classifica, ma è una di quelle squadre che sicuramente aspira quantomeno all'Europa che conta. Ma certo, anche perché alla fine l'alibi dei quattro mancanti al Milan non regge assolutamente, visto che ieri chi ha sostituito i quattro cosiddetti titolari non hanno affatto sfigurato. Ma piuttosto permettimi di dire che l'Urrà di Milano, alla vigilia poi di Halloween, ha scacciato secondo me definitivamente i fantasmi dell'anno scorso. E quindi è come se fosse una nuova alba di un nuovo progetto, no? È un Napoli che sa cambiare abito per ogni occasione, ma che raccoglie applausi ovviamente sfilando in passerella davanti a tutti. Direi un nuovo Napoli paradiso, visto e considerato la festa di oggi. E da lassù forse anche Diego starà sorridendo. Assolutamente, ricordando i Milan-Napoli che assegnavano gli scudetti, dobbiamo dire che 2 anni fa quel Milan-Napoli risolto dal Ciolito Simeone fu il primo indizio. Speriamo che anche quello di ieri sia un buon indizio. Buon pomeriggio a Tommy Mandato. Ciao Tommy! Buon pomeriggio a te Michele, un abbraccio sempre a Raffaele. E anche da te il commento alla vittoria di ieri, Tommy, quanto è fondamentale
per cominciare bene questo periodo che insomma è un po' la seconda fase, no, del campionato del Napoli, le partite con le dirette concorrenti per i posti che contano per la testa della classifica. Ma una partita, una vittoria importantissima, perché ha sancito una prova di forza di una squadra che è completamente cambiata, rafforzata poi da una frase che mi ha colpito molto nel post partita di Antonio Conte, nel momento in cui lui dice questo è il gruppo più forte che abbia mai allenato, perché è un gruppo che mi segue, è un gruppo che ha messo da parte il io e si parla nello spogliatoio solo di noi. Io credo che questa sia effettivamente la chiave di lettura di questi primi mesi, di questo grande esploit di Antonio Conte, perché noi non dobbiamo mai dimenticare quello che è successo l'anno scorso, cioè siamo ripartiti da zero. Sì, è vero, ci sono molti calciatori che l'anno precedente avevano vinto il campionato, altri insomma sono stati poi aggiunti strada facendo, ma quello che era il lavoro da fare era entrare nella testa giusta e rivitalizzarli sotto questo profilo, e lui ci è riuscito in maniera perfetta. E secondo me anche la polemica sterile che c'è sul gioco, sulla bellezza o meno dello stesso, credo che anche quella sia una cosa voluta. Lui aveva bisogno di partire in maniera lanciata, di far ricredere quei calciatori, di riempirli di nuovo di autostima e di seguirlo in quello che il suo operato. Tommy, la prova di Gilmour. Ma è una prova molto positiva, nel senso che chiaramente noi, questo ragazzo ha un grande peso, un grande onere, quello di avere l'ombra di paragone con un mostro come Lobotka, per cui è inevitabile che si facciano raffronti, ma questo non è giusto, perché poi ognuno ha le proprie caratteristiche. Un ragazzo viene anche da un campionato estero, quindi gli dobbiamo dare anche il tempo di potersi ambientare, però è un ragazzo che insomma a pallone ci sa giocare, e quello che mi piace è quello che insomma cerca sempre l'azione pulita, e questo non è poco in un calcio dove l'atletica, il fattore fisico soprattutto a centrocampo ha la predominanza. Raffaele, a te invece voglio chiedere di Meret, perché è facile casomai esaltarsi se ti prendono a pallonate, casomai becchi la giornata giusta e le prendi tutte. È molto più difficile casomai in uno stadio come San Siro e contro una squadra come il Milan fare quei due o tre interventi che poi alla fine risultano decisivi. E Meret è questo quest'anno, c'è un portiere decisivo, attento, che sventa quell'occasione, quelle due occasioni che il Napoli concede agli avversari. Hai detto praticamente già tutto tu. Meret è un portiere moderno, è un portiere sicuramente di grandissima affidabilità, è l'uomo del futuro anche per la nazionale, e ha dimostrato soprattutto, oltre alle sue qualità tecniche, ha dimostrato di essere un uomo, una persona che è ormai matura, con i nervi saldi, che ha saputo rispondere a son di parate a tutte le critiche che gli sono piovute addosso fino a qualche poco tempo fa. Ma direi che al netto di questo, il Napoli, come diceva anche Tommaso, è un Napoli schiacciafassi quest'anno, è un Napoli che non bada assolutamente agli avversari, ha un gruppo unito, Conte gesticola da bordo campo come se avesse in mano una PlayStation con un joystick, e devo dire che per stare vicino anche all'iniziativa di Tommaso con la letteratura sportiva, direi che questo Napoli sta aprendo un nuovo capitolo della sua storia per raccontare ancora nuove geste verso un grande traguardo che è il tricolore, chiaramente. È un capitolo per volta, è anche un po' il leitmotiv, no, dello spogliatoio azzurro, una partita per volta. Adesso arriva questo lunch match contro l'Atalanta, che probabilmente tra le squadre di testa è in questo momento forse la squadra più temibile. Raffaele, qual è l'errore da non commettere contro la squadra di Gasperini? È quello di non pensare all'avversario, non pensare a cosa è stato fatto finora, ma pensando esclusivamente a ciò che resta da fare da qui alla fine della stagione per raggiungere l'obiettivo. Permetti anche qui di fare un piccolo intervento, ma proprio un secondo di colore, come si dice in gergo giornalistico. Il Napoli prima della sosta affronterà due squadre, Atalanta e Inter,
che sono con gli stessi colori, nero-azzurro, il Napoli può scacciare via il nero e tingerà tutto d'azzurro dopo queste due partite. Tommy, per te invece quale può essere invece l'asso nella manica di Conte contro l'Atalanta? Ma io credo che quello che abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto poche volte, diciamo, una squadra raccolta in pochissimi metri sia per quanto riguarda la fase difensiva che anche quella offensiva. Ecco, se Napoli riesce a rimanere con questa compattezza e non lascia soprattutto spazi all'Atalanta, perché l'Atalanta soprattutto negli spazi larghi ha delle ottime opportunità, ha delle ottime frecce che possono metterci in difficoltà, io credo che una volta sceso in campo con la stessa determinazione, ricordiamo che il Napoli adesso ha acquistato un vantaggio nei confronti delle altre considerevole, questo non significa che può gestire i risultati, però lo mette in condizione di essere, diciamo, tranquillo sotto diversi profili, e quindi questo è fondamentale per poter affrontare anche l'Atalanta, l'Apsus a colori colorato. A colori. Chiudiamo con una battuta, ma secondo voi Conte quanti chilometri fa a partita? Ma io credo che almeno da quello che è stato conteggiato faccia un 5 chilometri al litro, adesso è litro d'acqua però, Raffaele, secondo te invece quanti ne fa? Certamente è ancora un po' vecchio stampo, non è a diesel, ma sicuramente con un filo di benzina ne fa tanta di strada, con una fuoriserie tra le maniche del Napoli in questo momento. E io ho due grandi piloti, Raffaele Vignano e Tommy Mandato, grazie, forza Napoli e buon Natale, perché oggi per noi napoletani è Natale, chiaramente. Buon Natale a tutti. Grazie a te per l'ospitalità, un saluto a Tommaso ed Antonio. Ciao a tutti, viva Dios. Grazie mille a Raffaele Mignano e Tommy Mandato per questo bel duetto, che oramai è diventato un must della nostra trasmissione, che oramai si avvicina alla chiusura. Ricordiamo che il Napoli ora ritornerà in campo domenica alle 12:30, lunch match contro l'Atalanta. Per rispondere indirettamente ad Antonio Pedrazzolo, direttore, caro direttore, ma se alle 12:30 non mettono una gara come Napoli-Atalanta, ma chi se la vede la partita? Ci sarà mezza Italia, se non tutta l'Italia, incollata naturalmente al televisore per vedere il big match della 11ª di campionato. E noi siamo pronti a fischiare 3 volte per l'appuntamento di oggi con Napoli Magazine Live. Le ultimissime di Napoli Magazine, sponsored by Studio Tecnico, Progettazione, Servizi, Lavori Edili, MDM, il tuo tecnico di fiducia, portata di click, studiotecnicomdm.it. A fischiare 3 volte dalla redazione di napolimagazine.com c'è Simone Santacroce. Ciao Simone, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Ieri, salutando, abbiamo detto: speriamo di non dover parlare dell'arbitro, no? Cominciamo da Colombo. E Colombo mi sa che invece ha arbitrato molto molto bene, sfatando il luogo comune, arbitro di Como, favorirà il Milan. Invece credo che sia stato un arbitraggio all'altezza. Ah, infatti credo che sia stato il miglior arbitraggio dall'inizio della stagione per quanto riguarda il Napoli, sicuramente, che sappiamo che ha subito oggettivamente dei tosti negli ultimi match, ma Colombo ieri in una partita oggettivamente non facile, perché a San Siro in un big match come Milan-Napoli non è mai semplice arbitrare, se l'è cavata alla grande, solo un piccolo errore forse su una manata che è stata fischiata a Lukaku, era andato via bene a Pavlovic, lì ha subito una marea di contrasti Lukaku, forse si poteva lasciar correre, ma è una piccolissima sbavatura all'interno di un match gestito alla grande da Colombo, che credo che tra i nuovi membri dell'AIA sia uno dei migliori, che credo farà carriera da qui in avanti, perché ha dimostrato di avere la personalità per gestire anche questi big match. Assolutamente. Simone, ovviamente si parla ancora tantissimo della vittoria di ieri, ma anche in prospettiva Atalanta. Sì, sicuramente la vittoria di ieri è stata fondamentale, ma sappiamo com'è Conte, sappiamo il suo atteggiamento nei confronti della squadra, e ieri era davvero contento, ha parlato tantissimo a Dazon nel post partita, segno che era davvero contento della prestazione della squadra, ha lanciato dei messaggi importanti, ha detto che questo è il gruppo più importante, più bello che abbia mai allenato, e questo non è una cosa scontata, visto che lo dice un allenatore importante come Conte, che ha allenato
in Inghilterra, il Chelsea, ha allenato il Tottenham, in Inter la Juve, quindi ha vinto tantissimo. Per dire una cosa del genere vuol dire che c'è davvero un grande legame con il gruppo. E adesso c'è l'Atalanta, che è la squadra che probabilmente tra le big è la più in forma, sta dando diversi gol di scatto a tutte le avversarie, quindi non sarà facile, anche per l'orario non sarà facile, perché è un orario molto complicato per entrambe, certo, però il match sarà complesso. Ma se il Napoli, diciamo, che riuscirà a riproporre la prestazione di ieri di San Siro, riuscirà sicuramente a ottenere un ottimo risultato. Ricordiamo per i ritardatari che non c'è trippa per gatti, vale a dire non si trova un biglietto per la partita, manco a pagarlo 100 volte tanto. No, ma il Napoli sta inanellando una serie di sold out incredibili che non si vedevano da un paio d'anni, dall'anno dello scudetto, dalla seconda parte dell'anno dello scudetto, dove poi chiunque voleva assistere allo spettacolo che era il Napoli di Spalletti. L'anno scorso aveva un po' smorzato inevitabilmente l'entusiasmo, certo, dei tifosi, però in questo momento chiunque vorrebbe vedere un Napoli che veleggia al primo posto e sta dando oggettivamente spettacolo, nonostante qualcuno continui a dire che giochi male, ma cioè, gioco è gioco. Se ci aspettiamo il gioco di Sarri e di Spalletti, sbagliamo, perché Conte ha un altro tipo di idea di gioco. Non vuol dire che sia più brutta o sbagliata, semplicemente incisiva in modo diverso. Assolutamente d'accordo. Buon lavoro, Simone. Grazie Michele, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie mille a Simone Santacroce della redazione di napolimagazine.com con le ultimissime per chiudere l'appuntamento di oggi con Napoli Magazine Live. Riapriremo i microfoni sugli azzurri domani pomeriggio dopo Fabio Tarantino e prima di Brian, già pronto qui nei nostri studi a portarvi per mano nel pomeriggio di Radio Punto Zero. E da Michele Sibilla ancora una volta buon Natale calcistico a tutti, e come sempre forza Napoli, viva Diego e forza azzurri. Su RPZ Radio Punto Zero, Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap.